Con l'apertura del villaggio gastronomico e area dello street food in Piazza Scandagliato ha preso il via ieri sera a Sciacca la 10ª edizione di Azzurro Food. Buon cibo con i prodotti tipici locali, ma anche valorizzazione della ceramica e del corallo di Sciacca e poi spettacoli e performance con artisti di strada. È la 10ª edizione, quest'anno stiamo veramente realizzando il nostro sogno, ovvero era quello di includere, fare diventare la manifestazione inclusiva per tutto il centro storico, quindi quest'anno non solo la Piazza Scandagliato, siamo qui all'Atrio Inferiore, tra poco c'è lo spettacolo di Lipari, domenica ci sarà Piovani, il maestro, e poi in Piazza Duomo c'è il videomapping che è una cosa veramente bella da vedere. Altre tre serate e chissà, magari il prossimo anno ci allarghiamo ulteriormente ad un'altra porzione del centro storico. Ma guarda, questo lo vedremo, noi ci tentiamo sempre perché vogliamo che Azzurro Food diventi una manifestazione identificativa di Sciacca e per questo noi ci teniamo a coinvolgere tanti, abbiamo coinvolto il Museo Cinque Sensi, Mare Vivo, tante altre realtà Sciacca che ci saranno la Ceramic Street, quindi la possibilità di visitare da parte sia dei saccenzi che dei turisti i nostri maestri che faranno vedere con i laboratori come si realizzano le opere in ceramica, quindi per noi la nostra ambizione è quella di creare sempre di più e quindi fare sempre di più. Sul palco di Piazza Angelo Scandagliato per il primo cooking show di Azzurro Food, il protagonista è stato lo chef Francesco Bonomo, vincitore del campionato mondiale del Couscous Fest nel 2019. Francesco Bonomo, a lei l'onore di aprire questa prima serata di Azzurro Food. Che cosa proporrà al pubblico saccenze? Lei che è il maestro del couscous. Per me intanto è un piacere di nuovo essere qua per il secondo anno. Questa sera proporrò un couscous con la regina del mare, che sarebbe la sarda proprio di Sciacca, con un couscous che è un pochettino l'evocazione della pasta con le sarde. L'ho voluta però giocare con delle consistenze, con dei profumi e con la crema di un canestrato allo zafferano per valorizzare realmente tutto il territorio di Sciacca, quindi un omaggio realmente alla città di Sciacca. Senta, che cosa possiamo dire di una cultura del cibo, del mangiar bene, che è cresciuta molto nel corso degli anni, un po' è anche merito di voi chef? Devo dire che noi cerchiamo di fare sempre promozione e far capire realmente il bene dei prodotti che abbiamo, che va dal sale delle saline fino ad arrivare all'aglio di Nubia, fino ad arrivare al pescato che avete qua a Sciacca. Quindi per noi anche questo momento di incontri è far capire realmente i prodotti che abbiamo e cercare di promuovere i prodotti che abbiamo, quindi un mangiare sano e un mangiare come quello delle nostre nonne, che sicuramente è quello che è giusto mangiare. Quanto sono importanti anche manifestazioni come questa? Secondo me sono basilari per far sì che la gente possa capire anche con una semplice sarda, come può essere un aglio, come può essere un qualcosa, quanto ricchezza c'è e con quale manipolazione, con quale anche semplicità di manipolazione si possono fare dei prodotti e dei piatti realmente di grossissimo livello. In Piazza Duomo l'esposizione del corallo a cura del consorzio di Sciacca con videomapping sulla monumentale facciata della Basilica Maria Santissima del Soccorso, momento particolarmente suggestivo che già ieri sera ha incantato il pubblico di Azzurro Food. E poi c'è la valorizzazione della ceramica con la possibilità dei tour guidati nelle botteghe dei maestri saccenzi, iniziativa che si ripeteranno stasera, mentre sul palco di Piazza Scandagliato spazio al cabaret con lo spettacolo gratuito dei Respinti.